Beer and Food Attraction 2020 ci troviamo allo stand di Nonno Nanni, l'azienda che realizza i prodotti come il famoso stracchino presente nel banco frigo del settore retail e GDO oggi per la prima volta a Beer and Food Attraction. Ci troviamo in compagnia di Luca Galuppo, il responsabile marketing dell'azienda. Luca, benvenuto. Buongiorno a voi e benvenuti nel nostro stand. Uno stand che è luminosissimo, davvero molto bello, complimenti, e che mette in rilievo quelle che sono le novità presentate. Ma prima cerchiamo di fare un riassunto in un minuto della storia della vostra azienda. Allora, Nonno Nanni nasce nel 1947 ed è nata proprio dalle prime produzioni di formaggi freschi di Nonno Giovanni, che ha esistito veramente. E ha iniziato a produrre con poche caldaie a legna i formaggi freschi e a venderli al vicinato. Dopodiché la produzione è aumentata, la richiesta è aumentata e man mano si è diventati sempre più industriali, mantenendo però tutto il sapere e i segreti tramandati dal nonno. Oggi c'è la terza generazione che si è dotata di impianti all'avanguardia, però mantiene la fedeltà al modo di fare, all'arte casearia tramandata ancora dal nonno Giovanni, detto Nanni. Detto Nanni. Luca, perché siete qui a Beer and Food Attraction? È la vostra prima volta? È la nostra prima volta, è sicuramente una fiera interessante perché ci permette di affacciarci a un mondo nuovo, a interlocutori nuovi che sono quelli del canale Horeca, del canale professionale. E per noi questi sono dei primi passi in questa direzione, però è sicuramente stimolante, interessante, e ci sono tantissime novità con cui noi vogliamo relazionarci. A cominciare da Tonon, il brand che stiamo guardando proprio in questo momento, che è un'industria casearia. Esatto, il caseificio Tonon è stato acquisito da Nonno Nanni l'anno scorso, quindi da pochi mesi, ed è specializzato nella produzione di mozzarelle di alta qualità, particolarmente indicate per una cottura che tengano, per un'ottimizzazione della cottura della pizza, e è entrato a far parte della famiglia Nonno Nanni da pochi mesi ed è sicuramente una novità che molto adatta a questo tipo di manifestazione. In questo caso anche la famosa Julienne, quella adatta per la realizzazione delle pizze. Esatto, la Julienne, ma non solo, anche le ciliegine, anche il cubettato e anche il panetto di mozzarella classico. Insomma, un'offerta per il food service estremamente specifica. Luca, per chiunque si trovi dall'altra parte, sta seguendo l'intervista e desideri entrare in contatto con voi, c'è un indirizzo di posta elettronica da poter fornire affinché ci sia appunto un contatto diretto per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certo, chiunque interessato può scrivere a info@nonnonanni.it. Grazie, noi approfittiamo del tuo invito fatto prima dell'intervista. È il momento migliore delle interviste, amici. L'assaggio cosa ci offri? Una freschissima mozzarella e uno stracchino Nonno Nanni. E noi non vediamo l'ora di assaggiare queste primizie. Grazie Luca e al prossimo appuntamento su HorecaTV.it. Grazie a voi, arrivederci.